Radio Radicale, siamo in collegamento con Massimo Teodori, saggista, politologo, esperto delle vicende degli Stati Uniti, per parlare del voto che c'è stato in alcuni stati degli USA e a New York e a Boston, che sono tra le grandi città che vedevano gli americani chiamati alle urne. Molti hanno giudicato negativo il voto per i democratici e per Biden. Lei stesso, onorevole Teodori, ha scritto un articolo nel quale ha spiegato che ci sono in atto diverse tendenze del voto dei cittadini americani. Allora, quali sono le nuove tendenze del voto in vista delle prossime elezioni di mezza via che vedranno il rinnovo di una parte del Congresso degli Stati Uniti? Ma innanzitutto dobbiamo capire quello che effettivamente è successo, perché le elezioni sono state diverse per il sindaco di New York, per il sindaco di Pittsburgh, per il sindaco di Boston, per i governatori della Virginia e del New Jersey. E quindi ci sono state diverse situazioni. A me pare che vorrei dare un'indicazione su quelle che mi sembrano delle tendenze importanti di fondo che emergono da queste elezioni, che sono elezioni parziali, perché le elezioni complete sono avvenute l'anno scorso con le presidenziali e avverranno l'anno prossimo con le elezioni di mid-term. Allora, che cosa emerge a mio avviso? La prima cosa che emerge è che sicuramente Biden è in discesa, è in forte discesa. E questo perché? Perché la vicenda dell'Afghanistan ha influito pesantemente su Biden e sul suo score di carattere presidenziale. E questo lo si vede soprattutto in stati come la Virginia tradizionalmente era uno stato democratico con un governatore democratico e soprattutto in cui l'anno scorso Biden aveva dato 10 punti al candidato repubblicano, 10 punti a Trump. Quindi era uno stato saldamente repubblicano. I democratici hanno vinto il governatore per 2 punti su Biden. Per di più, il candidato governatore con un nome difficile da pronunziarsi è un giovane, però è un giovane molto vicino a Trump e trumpiano. Questo è un possibile futuro concorrente all'elezione presidenziale, alle elezioni primarie nel Partito Repubblicano per la presidenza. Quindi questo indica un discorso generale sul fatto che Biden è in discesa. Dopo un anno il suo consenso è in discesa. Ma a me pare che c'è anche un'altra tendenza che compare, guardando un po' l'insieme dei risultati nelle varie città, è che sempre di più il voto americano è un voto che ha due polarizzazioni verso l'estrema, chiamiamola così. Una polarizzazione è quella fra il comportamento dei cittadini urbani, cioè quelli che stanno nei centri urbani. Più centro urbano, più votano democratico. Questo lo si vede per esempio a New York, che è il non plus ultra della metropoli con cittadini urbani, ha dato oltre i 2/3 dei voti al candidato democratico che è un nero, un uomo della comunità black. Quindi questa è una polarizzazione che era già evidente nell'elezione presidenziale dell'anno scorso e ancora prima, è che diventa sempre di più una polarizzazione fra, diciamo, cittadini che
che si sentono legati a una visione aperta, chiamiamola genericamente progressista, genericamente disponibile ai diritti civili, eccetera, e invece una popolazione che è quella non urbana delle grandi periferie e delle contrade, quelle che, in cui tutti gli stati sono composti da entrambe questo tipo di popolazione, i quali invece sono legati a valori tradizionali e quindi sono quelli che hanno votato per Trump e sempre di più sono arroccati su una posizione contro diciamo, il modo di vivere, il modo di intendere dei cittadini urbani. Io ho guardato così rapidamente nell'ambito dei singoli stati il comportamento delle varie countries, cioè delle varie diciamo, province di quegli stati, ed è chiarissimo dove è il rosso, dove è il rosa e dove è il blu, e questo corrisponde alla densità della popolazione, al grado di urbanità. Quindi questa è una cosa da tenere presente. La seconda polarizzazione è quella ormai fra i bianchi e i non bianchi. Questa era stata una polarizzazione evidente con l'elezione di Trump. Si era parlato di Trump come il presidente dei bianchi, non perché fosse in particolare il presidente dei bianchi, ma perché in una maniera massiccia i bianchi avevano votato per i repubblicani al di là delle vecchie distinzioni. Quindi questa è una nuova distinzione che fa che supera e si assomma alle vecchie distinzioni fra ricchi e poveri, fra urbani e non urbani, e questo lo si vede soprattutto nella elezione in città importanti come New York, come Pittsburgh, di due candidati sindaci neri. Perché? Perché questo? Perché ormai una parte essenziale dell'elettorato democratico è formato dalla comunità nera, e lo si vede anche nell'elezione della orientale, la prima orientale che diventa sindaco di Boston. E quindi che cosa avviene? Avviene che c'è una questa divisione, si accentua questa divisione fra bianchi e non bianchi, si accentua tanto più in quanto il peso dei non bianchi, e nei non bianchi noi ci mettiamo non solo i neri, ma i latinos, ma gli orientali, la popolazione americana, e si avvicina a metà della popolazione americana con una reazione da parte dei bianchi che hanno paura di perdere peso. Quello che è accaduto in Virginia con questa elezione, per la prima volta dopo 30 anni, di un governatore repubblicano, e un governatore repubblicano non moderato ma spostato su Trump, è una reazione, hanno scritto i giornali americani, a che cosa? A una egemonia dei democratici, e una egemonia dei democratici spinta sulle posizioni di quella che si chiama teoria critica della razza. Che cos'è la teoria critica della razza? Sostanzialmente è una teoria nella quale si dice responsabili di tutti quanti i mali degli ultimi tre secoli della storia americana. Questa si chiama teoria critica della razza. E in Virginia che cosa è successo? In Virginia è successo che l'egemonia dei bianchi nel sistema scolastico, dati dal governatore democratico, ha imposto nel sistema scolastico questa teoria critica della razza. Insomma, è qualcosa come un altro fenomeno come quello della cancel cultura, della cultura del cancellare il passato, del rimuovere il passato. E questo quindi produce che cosa? Produce da una parte un arroccamento dei neri sui loro esponenti neri, e quindi fanno blocco, e laddove sono concentrati nelle città, come accade a New York, come accade
a Pittsburgh eleggono un loro candidato e dall'altra parte, laddove invece sono minoranza, sconfiggono i democratici che nel loro seno hanno i neri. Ecco, io direi che questi, al di là della facile diciamo riconoscimento del declino di Biden, che è certamente una cosa importante perché il presidente è quello che dà un po' tutto il tono alla politica americana, al di là di questo però mi pare di intravedere queste due polarizzazioni, queste due tendenze che si fanno strada, una tendenza dei bianchi e non bianchi che aumenta con una reazione dei bianchi rispetto all'avanzata anche sul piano culturale dei neri, la teoria critica della razza sarebbe, e dall'altra parte l'accentuazione ancora di più di quanto lo fosse nel passato della diversità di comportamento nel voto fra gli abitanti delle città e delle metropoli e gli abitanti della campagna della più vasta America. Allora, dunque, quello che tu avevi definito un anno e mezzo fa in quel saggio che avevi pubblicato, il genio americano, è sparito dopo la vittoria dell'anno scorso? Ma io nel genio americano era un discorso molto... guarda, io non so che cosa vedono, che cosa tu vedi, ma io ti vedo grande grande e vedo me piccolo piccolo. No, non riesci a... No, 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 ci vediamo benissimo. Quello che viene, viene bene. No, non so che cosa bisogna spostare per vedere sul quadro. No, 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 ci vediamo, non ti preoccupare. Se devo toccare qualcosa. No, 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 non ti preoccupare. Non ti preoccupare, va tutto bene. No, ma c'è una tua grossa immagine, mio piccolissimo quadratino. No, no, ma non importa, perché viene bene l'immagine, non ti preoccupare. Vabbè. io nel genio americano allora dicevo che tutto sommato quali che fossero le tendenze estreme a destra o a sinistra, in realtà le strutture istituzionali degli Stati Uniti sono strutture tali che reggono e che sono capaci di auto autoriformarsi dal proprio interno. Io questo seguito a pensarlo, cioè l'ultimo episodio di questa visione della struttura americana come una struttura che garantisce la democrazia rappresentativa, la democrazia liberale in generale, è stata il fatto che nelle elezioni del passato in alcuni stati in cui i democratici hanno vinto per poco, le autorità repubblicane dello Stato hanno convalidato la vittoria dei democratici nonostante le pressioni che hanno ricevuto dal presidente Trump, che diceva di non convalidare e voleva, perché ha seguitato a dire in realtà io ho vinto le elezioni, e da qui anche l'invasione del 6 gennaio della Casa Bianca all'insegna ho vinto io, cacciamo via. Io credo che questa cosa resiste ancora, ma se questa estremizzazione, polarizzazione da una parte dei repubblicani verso diciamo un orizzonte paratrampiano, chiamiamolo così, di contrapposizione netta alle minoranze, di rifiuto della democrazia rappresentativa, eccetera. E anche l'estremizzazione da parte della minoranza nera, perché qui abbiamo anche questo, abbiamo il fatto che il Black Lives Matter estremizza sul piano culturale. Io prima parlavo di teoria critica della razza, estremizza sul piano culturale una specie di risentimento e di rancore verso i bianchi. Cioè, se questi due rancori crescono ancora, questi possono mettere in pericolo le istituzioni americane, come hanno tentato di metterlo in pericolo nell'invasione della Casa Bianca del 6 gennaio. Quindi la struttura rimane ancora una struttura solida fino a quando nei fatti non avverranno dei grossi mutamenti.
però le cose sono andate molto avanti da un anno a questa parte. Dunque, volevo chiederti un'altra cosa. Ritieni che più che l'Afghanistan, ho visto che hai tirato in ballo anche l'Afghanistan nelle valutazioni che hai fatto sull'Huffington Post, tema di cui negli Stati Uniti mi sembra si parli un po' molto meno rispetto a prima, ritieni che abbia fatto più presa l'interrogativo su quanto Biden riuscirà a reggere questi ritmi? Perché molti si sono rimasti perplessi quando hanno visto questo pisolino che lui ha fatto alla COP26, e tutti i giorni quelli del COP lo prendono di mira dicendo, facendo vedere gli strafalcioni, gli errori che fa, le dimenticanze, le cose, lo fanno passare veramente come uno che non è nel pieno delle sue facoltà. Ma io questo non credo. Guarda, Biden è una persona che ha la sua età e che di gaffe di ogni tipo ne ha fatte durante tutta quanto la sua lunga carriera politica al Senato e da vicepresidente. Quindi al momento non mi pare che si possano fare delle ipotesi di questo genere. Certo che i suoi avversari cercano di esagerare queste questioni dovute alla stanchezza. Che vuoi, dopo il Tour de Force di Roma, quello di Glasgow, è evidente che Biden si appisolasse. Io ho visto nelle fotografie che ho visto che anche una signora che stava davanti a lui, non so chi fosse, anche lei si è appisolata. Quindi dire, a me personalmente, durante i congressi radicali, un tempo quando si facevano le marce forzate, mi appisolavo, perché però insomma, questo fa parte della natura umana, non di più. Quello staremo a vedere, non mi pare questa la cosa importante. La cosa importante invece nel Partito Democratico è che non avanzi, non vada avanti in maniera estrema da parte dei neri questa cultura di revanchismo da parte dei neri. Questo è il problema fondamentale, perché se dovesse andare avanti come è andata avanti a destra quella con dei seguaci di Trump, allora ci possono essere tanti spunti di conflitti violenti, e il conflitto violento non si sa mai dove porta. Un'ultima cosa, volevo chiederti un'ultima cosa prima di ringraziarti della tua disponibilità. Allora, si è parlato tanto in Italia quando c'è stata la visita di Biden per il G20, dei suoi rapporti col Papa, della sua comunione. Allora, il tema è stato risollevato un po' dai quotidiani italiani con quella frase che ha detto Papa Francesco, ma il tema non era stato risolto in qualche modo lo scorso giugno? Cioè, non è stato tirato fuori pretestuosamente, e soprattutto come hanno preso gli americani tutti questi salamelecchi tra lui e Papa Francesco, considerando che agli americani queste cose non piacciono tanto? Sai, qui non bisogna parlare degli americani, ma bisogna parlare dei cattolici. Nell'ambito degli Stati Uniti c'è una fortissima tendenza che fa capo al cardinale Burke di un conservatorismo estremo pro-trampiano di una parte della gerarchia cattolica, anche se questo non coinvolge l'elettorato cattolico, perché qual è l'elettorato cattolico americano? L'elettorato cattolico americano oggi è in prevalenza l'elettorato latinos e poi è l'elettorato italo-americano e irlandese-americano, che proviene da queste due minoranze bianche storiche. Lo scontro feroce è fra le gerarchie che sono sulle posizioni di Burke e invece
una parte dell'elettorato cattolico che ha votato per Biden e ha votato per Biden, il quale è a favore dell'aborto e tutto il resto, il quale a cui negano i vescovi americani negano la comunione perché è a favore all'aborto, tutte queste cose. Quindi questo atto di Biden con il pontefice è stato un atto rivolto alla comunità cattolica americana, perché quando lui è andato a prendere la comunione dalle mani del Papa ha dato uno schiaffo a una parte molto importante della gerarchia ecclesiastica americana, fatta di cardinali e di vescovi, che erano stati già messi sotto scacchi dal problema dei ragazzi che erano stati violentati dai preti, insomma, dai preti, dai vescovi, eccetera, eccetera. Pensa che le finanze della Chiesa Cattolica Americana sono all'aria, perché hanno dovuto pagare degli enormi risarcimenti a migliaia e migliaia di persone che sono state riconosciute vittime degli ecclesiastici. Quindi questo era il problema complessivo che aveva Biden nel suo approccio con il pontefice e con la sua visita in Vaticano. E penso che da questo lui ne abbia tratto abbastanza vantaggio. Bene, allora io ti ringrazio per averci dato questa lettura del voto negli Stati Uniti e di questa china che sta prendendo nel primo anno l'amministrazione Biden, che forse era in qualche modo prevedibile, non in queste proporzioni e nella East Coast. Io ti ringrazio, grazie a Massimo Teodori. Bene.